Ma benvenuti ragazzuli, benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon Masters, classico appuntamento annuale o due volte all'anno, tre volte all'anno all'incirca portiamo il nostro appuntamento su Masters. Abbiamo a disposizione da poter pullare come lineup anniversario Silver, quindi Argento più Mega Tyranitar Shiny. Poi abbiamo Alisma più Glimmora, che non mi piace per niente, quantomeno Glimmora non mi piace per niente. Però quantomeno comunque parliamo di un personaggio veleno, quindi è sicuramente importantissimo per quanto mi riguarda. Infine, a sto giro non ho capito per quale motivo abbiano scelto di fare una mossa del genere, ma al posto di avere tre unità, ad esempio, come fecero lo scorso anno ai 3 anni e mezzo con i tre uccelli, invece a sto giro hanno deciso praticamente di piazzare un personaggio nel pre-anniversario e mezzo e poi gli altri due praticamente come personaggi anniversario. Io per il momento non ho nessuno dei tre, come vedete ho già fatto delle singolette, in particolar modo 12 singolette sui ridi, ovviamente quelli a pagamento, perché mi sembra che già ve la spieghi questa cosa, ma sono mesi che prendo il pack, quello da 3 euro all'incirca, che dà 2000 gemme al mese, un qualcosa del genere, che è straconveniente secondo me e soprattutto mi permette di quasi rimanere al passo facendo soltanto delle singolette sui vari banner. Poi c'è il banner che sculo, il banner che non sculo, non è un problema. Comunque ho 3700 gemme da poter investire tutte in singolette giornaliere da 100. Ma dai, per fare il video facciamo così, scegliamoci un'unità, o meglio proviamo a pullare un pochino dove... sapete che vi dico, io provo ad andare da Tyranitar, ma non per qualcosa. A parte che mi serve tantissimo il roccia, su di lui devo andare tantissimo anche di daily e devo sperare di trovarlo, perché lo volevo troppo Deoxys, sincero. Poi vedremo se riusciremo a trovarlo. Proviamo però ad andare un po' da Tyranitar. Proviamo da Tyranitar perché, raga, non appena l'ho visto ho detto no vabbè, bellissimo, uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto. L'ha messo Shiny, sincero, si nota pochissimo che la differenza fra Tyranitar normale e Tyranitar Shiny. Però qui, ok, perfetto. Subito animazione penosa, mettiamola così. Facciamo una cosa, io mi concentro al massimo solo su Tyranitar. Poi nel caso in cui dovessimo riuscire a scularlo, ben venga, e proviamo un attimo ad andare altrove. Altrimenti, ribadisco, qui dentro mi concentro solo e soltanto su Tyranitar, quindi non spargo, fra moltissime virgolette, disperdo in realtà, fra moltissime virgolette, i miei punti all'interno dei vari banner. Cerco di tenerli solo su un banner e sugli altri magari cerco di andare di singolette. Poi staremo a vedere, che quantomeno un'unità vorrei portarmela a casa. E ovviamente bisognerebbe ambire al Piti per quello. Però non si sa mai che riusciamo a trovarlo prima. Comunque mi sa che un... bene, non c'era niente qua dentro, perfetto. In realtà stavo per dire, mi sa che un 5 stelle ci sta. E invece il cavolo. Ho un relativamente brutto rapporto con i Master Gala. Con i Master Party... da sempre ci ho avuto un bel rapporto, sincero, e l'avrete visto insomma nel corso dei vari anni con i video che ho portato sul canale, video pool. I Master Gala, raga, sono quelli lì che mi hanno più distrutto in assoluto, ma veramente mi hanno devastato a volte. Va bene, cioè sono arrivato più volte al Piti sui Master Gala, ecco. Ok, perfetto, subito... ma so giocato sta multi, insomma, si era capito che c'era un 5 stelle dentro, ma ce lo siamo bello che giocati. Bene, 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 seconda multi anche andata maluccio purtroppo. Tra l'altro non ho visto il tipo di Tyranitar, ma avendo il gettone giallo, quindi arancione, c'ha come ruolo EX, mi sa, lo Sprinter. Vabbè, vai, proviamo, altra multi. Date un po' malino le prime due, se non vado errato. Ma perché non mi fa l'animazione quantomeno dello Spark? Vediamo se almeno qui. Lentissimo. Non ci credo, dai. Dai, non ci posso credere. Skippiamo. Cento punti. Vediamo. Vado, eh. Ok. Allora, non vuol dire niente, attenzione, non vuol dire veramente niente. Ad oggi mi sa che ancora non esiste. Ecco, sulle animazioni secondo me dovrebbero un po'... se l'ho vista un attimino differente questa rispetto a come me la ricordavo tempo fa. Secondo me sulle animazioni un pochino dovrebbero lavorare, perché sono praticamente identiche dal... forse dal day one, tipo...
Io ci gioco dal primo anniversario, un qualcosa del genere, uno poco prima del primo anniversario. Comunque le animazioni mi sembra che sono sempre rimaste queste, non mai cambiate. Dovrebbero aggiungere secondo me una bella animazione, per esempio, che ti garantisce l'unità. Cioè che una volta che tu hai trovato quell'animazione dici: a posto, l'ho trovata. Vabbè, lo sparking ci garantisce ovviamente 5 stelle, però capirete ragazzi che questi 5 stelle che stiamo trovando non è che proprio mi facciano impazzire, anzi a me non interessa proprio nessuno. Questi, come vedete, sono tutti uniticket, che nel senso uno se li prende, attenzione, van bene, anche se ormai... Ok, di nuovo lo spark. Vediamo, forse me l'ero flashata io con quell'animazione diversa, anche perché non abbiamo trovato niente. Sì, è questa, sempre quella. Sempre quella. Vediamo, magari qui dentro si nasconde il mitico argento. Fratello, dai che ti voglio bene. Ho letteralmente startato con te non mi ricordo quanti anni fa. Ma credo quando uscì Pokémon Oro, praticamente. Vediamo. Dai. No, sicuramente non è lui. Oshavot, No. Sicuramente non cercavamo Oshavot. Cioè, ci mancherebbe. Non cerchiamo nessuno in realtà a parte argento. Vai, 166. Raga, mi sai come faccio il PT, Per come sta andando. Vi dico che la vedo da PT qui la situazione. Ok. Questa è una cosa mezza buona, perché comunque se arrivi con un quantitativo di gemme prestabilito, vabbè, qui alla grande, se arrivi con 40.000 gemme, un personaggio quantomeno c'hai la certezza di beccarlo se tu spendi ovviamente tutte 40.000 su quel banner. Però qui la situa è un po' paxerella, male, molto male. E già, non sta andando benissimo, cavolo. Ma siamo più o meno nella media. Siamo a metà. Dobbiamo sperare di trovarla adesso. Perché poi io ve lo dico, se riuscissimo a trovarlo a ridosso proprio del PD, io potrei pensare pure di farmi comunque quelle pochissime multi, quelle una o due multi che potrebbero rimanere, e di prendermi addirittura, cioè di prendermi direttamente la mossa, la sync a 2. Però manco mi interessa più di tanto questa roba. Dipende, valuteremo. Intanto iniziamolo a trovare, perché per il momento non lo troviamo. 232, dai, troviamolo mo. Io non continuo se lo trovo mo. Non continuo a pullare sul suo banner, mi tengo le gemme per gli altri. Va bene, 5 stelle, ci sta dentro. Ci sta quantomeno 5 stelle. Dai, siamo ancora in gioco, dai. Anche ancora un pochino per il Pity. Dai. Per favore. Perché ragazzi, ve lo dico, il Pity vuol dire... No, tua amica. Ma che tua amica? E Cicorita, mannaggia la miseria. No, perché avevo visto la Lega di Oto. Ho detto, eccoci qua, l'abbiamo trovato. Mannaggia la miseria. Cavolo. Vabbè. Mannaggia, guarda, oh. 265. Dai, ci siamo ancora in gioco per il non Pity. Sparcata. Sparkingata. Dai. Non demordere. Gioco, non demordere. Ce la puoi fare. Ad andare su questo cavolo di argento in Mega Tyranitar. Ok. Va bene. Mannaggia oggi, oh. Che cavolo. Ok. Un altro Lunaton di nuovo. Sì, andiamo. Chi è Misty? Sì, è Misty. Mannaggia la miseria. Misty e Vaporeon. Molto bellina come unità. Mi piace molto come l'hanno strutturata, però... 2,98. Amici miei, mi sa che ci stiamo avviando verso il Pity. Cavolo, di nuovo shaftato. Oh, ragazzi, sono giorni che sto shaftando dovunque, comunque. Dovunque provi a pullare. Shafto. Ok, 5 stelle.
Dai, ancora se lo trovo qui evito il pity. Non me lo faccio. Me le tengo quelle 6.000, 9.000, quante sono di gemme. Mi ricordo a che stiamo. Vediamo. Ah, guarda. Allenatore promettente. Team Magma. E Camerupt questo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma com'è possibile? 3 su 5. Non mi serve. Non ci credo, raga. Fatto il pity. Per forza. Vediamo. Tutti pronti per la Battle Royale. Vabbè, ho fatto il pity. Credi nel potenziale dei due Pokémon, accetta ogni singola sfida. Non è lui, assolutamente. Eevee. Ok. Ah, cavolo. Che peccato, mannaggia. Pensate a trovarlo di singole questo. Sì, dopo domani. Fatto il pity, raga. Per forza. Vai, dai. Vediamo. Fatti sotto. Più sei forte, più mi divertirò. Ma è lui? Oh, è sempre così mi capita. Uno dice, vabbè, ma sei felice, l'hai trovato. Eh sì, però l'ho trovato al pity praticamente. Nel senso, mi manca quanto per fare il pity. Mannaggia la miseria, guarda. Non mi interessa, vi giuro, vi dico la verità. Se devo arrivare così in fondo, non mi interessa. Cioè, nel senso, io ormai avevo già messo in conto di aver fatto il pity. Fine. A me di prendermi mo la mossa a due, ma io do le caramelle. Ma non c'è problema. Io mi tengo sempre le caramelle. Guarda, se ne trovavo un altro qua, mannaia. Non lo voglio trovare, Non lo voglio trovare di nuovo. 3,97, ecco qui. E mo. Singoletta. Mannaggia, guarda. Incredibile. Singoletta. E amici miei, guarda qua. E ci dobbiamo fare il pity su Argento che abbiamo già trovato, giustamente. Per portarlo semplicemente a Unimossa 2. Ma non volevo, me lo facevi trovare prima, io me lo risparmiavo. Io me lo tenevo Unimossa 1 e gli davo le caramelle. Ecco qua, mannaggia, guarda. La reputo una shaftata, raga. Per me trovare il personaggio ad una multi prima del pity è shaftare. Una multi, due multi prima del pity. A quel punto ti fai il pity direttamente, come se l'avessi trovato lì. C'ho le caramelle, gli do quelle. Mannaggia, guarda, che peccato. Sto rosicato assolutamente. Meglio così che fare il pity direttamente senza averlo trovato. Sicuramente, almeno gli do una caramella al posto di due. Però, peccato che rosic. Raga, non lo so, voi fatemi sapere se avete pullato, se avete trovato qualcosa e soprattutto, secondo voi, chi è il migliore? Cioè, chi è quello dei tre anniversari, dei due anniversari o più quello del pre-anniversario da puntare come Pokémon, quindi come unità? Quindi Argento e Tyranitar o Glimmora e Alisma, oppure se Iridio e Magyarna. Fatemi sapere chi dei tre, secondo voi, vale assolutamente di più la pena. Ragazzi, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete. Questo era il mio ritorno su Pokémon Master CX, non ha portato benissimo. Per il resto, come procederò successivamente, mi farò tutte daily, ma proprio tutte daily, sugli altri due banner, quindi su Iridio e su Glimmora. Per il resto staremo a vedere, almeno su Argento non c'ho più da spenderci. Detto questo, mi piace, come iscrivetevi e ci vediamo appuntamento al prossimo video.